presentazioni, volevo solo sottolineare che questo diciamo, la possibilità di accesso da parte del pubblico alla banca dati europea in qualche modo ci scavalca, sia noi sia tanti altri paesi membri. La Commissione europea ha previsto un gruppo di lavoro per quanto riguarda l'articolo 35-36 ed è in discussione in questo momento, tra le tante altre cose che lo vedremo anche domani quali sono gli argomenti principali in discussione. Cioè, proprio c'è stata una richiesta da parte del gruppo ai paesi, ai referenti dei paesi membri, se c'erano delle difficoltà per il fatto che venissero mostrate a livello europeo i singoli dati quando magari il paese membro non lo mette a disposizione pubblica, perché il singolo dato del singolo punto in questo momento non c'è, diciamo, non è disponibile sul sito web, a meno di richieste, certo ce l'abbiamo, però non è così facilmente. In questo modo c'è una specie di scavalcamento, diciamo, dell'autorità nazionale, perché vengono pubblicati. Questo per dirvi, come diceva Sonia, in questo momento non è così facile e immediato estrarre dei dati da questa attività, da questa banca dati, ma ci stanno lavorando e in qualche modo dobbiamo tener conto di questa situazione e prepararci a farlo anche evidentemente al nostro interno. Se c'è qualche domanda, prego, prima la... Sì, sì. Diverse prove, perché una cosa non è per niente immediato. Sì, dal sito uno può sicuramente provare, poi scaricare i dati non è facile, ci stanno sicuramente lavorando. Comunque esiste, c'è questa cosa. Ma perché esistono gli equivalenti, per esempio, a livello americano, tipo la rete MIMS, questo momento dove è facile tirare fuori dei dati. Chiedevo se queste cose poi potevano in qualche modo, anche perché lì si trovano dei lavori di ricerca del Mediterraneo, di più. Cioè, se si sono messi a settare sui hotel, quindi una cosa di dato. Quindi, sicuramente. Campioni riferiti sempre allo stesso punto, perché è una difficoltà con la quale io mi sono scontrata scaricando dati. È vero che ci sono le coordinate, però le coordinate non vanno in memoria. Se l'operatore successivo le cambia anche di un punto, è complicato. No, attualmente la chiave è un campione, chiaramente. Ci si sta sforzando in questo senso perché serve anche per una serie storica, chiaramente. E è quello che fanno peraltro anche in Commissione Europea. Noi quando accediamo in Commissione Europea se abbiamo dei siti di campionamento, se sono permanenti, dobbiamo in qualche modo linkarli, perché serve anche a loro la stessa cosa. Dipende un po' dal fatto che noi abbiamo tante realtà locali diverse e quindi ogni ARPA, magari anche ARPA, insomma istituto che partecipa, ha delle esigenze diverse anno per anno. Sicuramente alcune stazioni, quelle del particolato, devono essere fisse, perché così appunto possiamo creare un andamento nel tempo. Altre, non so, il campionamento alimentare della matrice XY può cambiare, è giusto così magari. Per quelli fissi, allora io vedo che tendenzialmente vedendo tutti i dati si mantengono per la maggior parte, non c'è un link a livello del database, però è chiaro che l'utente che fornisce il dato dovrebbe essere appunto quello che poi dà, che collega le due cose, cioè il particolare deve essere sempre negli stessi punti. A livello del database no, non c'è questa possibilità, perché quella è una tabella come ne sono altre, la tabella primaria e il campione, diciamo dal punto di vista relazionale. Però è sicuramente importantissimo che certi tipi di campionamenti, certe matrici si effettuino sempre negli stessi punti. Sì. Sì, volevo chiedere se state pensando di, a parità di matrice, di uniformare le MAR, perché un'altra difficoltà che per esempio ho avuto nel confrontare i campioni della stessa matrice è che il
abilità estremamente diverse l'una dall'altra, quindi se si sta lavorando verso questa direzione. Noi abbiamo dato delle indicazioni di soglie di marda rispettare, però è chiaro che non possiamo obbligare l'utente, perché questo è un qualcosa all'interno del laboratorio in base alle proprie possibilità, insomma. Però le indicazioni ci sono tutte. Se posso aggiungere, nelle linee guida per il comando di monitoraggio della radioattività, che ovviamente abbiamo fatto tutti insieme, abbiamo discusso a lungo su queste MAR, le abbiamo in qualche modo indicate, è chiaro che cambiano a seconda se si sta parlando di rete fitta o rete diretata, perché la rete diretata, come abbiamo visto, ha bisogno di maggiori sensibilità, passate nel termine, e sono indicate. Uno dei forse più frequenti motivi di interlocuzione è proprio che per alcune matrici e per alcuni vetrumbiti vengono dati, perché le esigenze magari dell'ARPA, del laboratorio, dell'istituto sono di un certo tipo, per cui ci si accontenta di MAR superiori e quindi non sono proprio corrispondenti a quelle che sono state le indicazioni. Questo lo sappiamo bene ed è appunto uno dei più frequenti punti di interscambio. Un'ultima cosa, le MAR sono in genere date indicando all'incirca un ordine di grandezza più basso di quello che è il livello di riferimento indicato dalla Commissione europea in alcuni aspetti, o giudicato quello più idoneo quando manca quello di riferimento della Commissione europea. E vi ricordo che il livello di riferimento della Commissione europea è attualmente impostato a un millesimo di un millisievert, al valore corrispondente a un millesimo di millisievert. E quindi queste sono le indicazioni che in questo momento ci sono. Bene, allora, se non ci sono più domande, fatemi fare un rapido calcolo. Sono le 12.51, noi ci eravamo dati. Mi sembra che possa essere rispettato le ore 14.15, ok? Visto che. No, scusate, alle ore 14, perché abbiamo solo spostato una presentazione, ci vediamo qui alle ore 14.